prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. E c'è il gol dell'Empoli. Primo gol per l'Empoli. Da lì e senza difensori, e in pensierino sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Riceve un pallone interessante. Continua ad avanzare verso... Riesce a sfondare. Attenzione, colpisce il pallone. E c'è il gol del Milan. Grande freddezza, grande tecnica nella sua azione personale. Ha fatto davvero tutto alla perfezione. Simeone! E c'è il gol della Fiorentina. E arriva subito il gol. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo, senza successo però. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. La toglie dalla porta! Si libera la grande. Colpisce! E c'è il gol del Cagliari. Sono di nuovo in vantaggio. Come ti è sembrato il gol, Luca? Su un tiro così, raso terra, ci vuole grande reattività. Spesso è molto più difficile da parare di quello che sembra. Dybala. Prova con la palla lunga. La mette in profondità per il compagno. Può concludere. Un gol pazzesco, pazzesco! Grande azione. Tutta la squadra si è mossa perfettamente, con i tempi giusti. Ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. Alberto prova la giocata nello spazio, si avvicina alla porta, pronto al tiro e insaccano. La Lazio pareggia e raddrizza la situazione. Il colpo sotto, per come era messo con il corpo sembrava volesse calciare forte in porta, invece ha sorpreso tutti, compreso il portiere. Allontana il pallone. Gioca una palla lunga. Pericolo in aria. Può colpire. E c'è il gol del Napoli. E adesso possono tornare a controllare il match. Proprio nell'angolo. Il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. È fantastica. Si è cominciato subito. Primi tocchi di gioco. E c'è il gol della Sampdoria e segnano il primo gol dell'incontro. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Il contropiede portato in maniera perfetta. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E c'è il gol del Sassuolo. Sono partiti benissimo, non è un caso che abbiano subito trovato il vantaggio. Davanti alla porta, tutto solo, non poteva... Leggera brezza. E anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida... E c'è il gol del Torino! L'equilibrio è durato poco, a questo punto la partita si fa ancora più interessante. Si è avventato sul pallone, l'ha messo dentro. Attenzione, può concludere! La sfera entra in porta! Anche dopo lo svantaggio non hanno mai perso la calma e ora potrebbero anche completare la rimonta. Preparazione perfetta. Mauro Icardi deve fare tutto da solo. Può andare! Ha solo il portiere davanti a sé. Icardi! Un gol strepitoso! Ha concluso con istinto e lucidità al tempo stesso. Quando sei dentro l'area di rigore non è facile mantenere il sangue freddo, ma lui non si è fatto intimorire.